Buongiorno a tutti, siamo qui per il secondo appuntamento di celebrazione per l'Italia della giornata internazionale dell'osteoporosi, che poi culminerà con il terzo appuntamento del 20 di ottobre, quando la giornata viene ad essere celebrata in tutto il mondo. Quest'anno in una maniera diversa da tutti gli altri anni, ovviamente è un anno diverso per tutti, è una vita un po' diversa, ci dobbiamo abituare ad altri modelli di interazione con il mondo e abbiamo deciso proprio di dedicare la giornata mondiale dell'osteoporosi all'attività che la coalizione che è costituita da società scientifiche, da associazioni di pazienti e anche dal mondo istituzionale e decisionale ha fatto in questi ultimi 2 anni per portare poi a casa risultati che sono molto importanti per i nostri pazienti affetti da fratture da fragilità. Quindi la prima giornata è stata dedicata l'8 ottobre alle associazioni dei pazienti. Questa seconda giornata è dedicata invece all'incontro con il mondo scientifico. E abbiamo la fortuna oggi di avere personalità, ognuna di loro nel campo specifico della propria specializzazione, che sono assolutamente di altissima statura. Il nostro paese ha la fortuna di avere tanta gente brava che si occupa di fratture da fragilità. E loro hanno accettato, distolti dalle attività che hanno tutti i giorni, potete immaginare i clinici quanto devono lavorare in questo momento nel mondo pubblico, e hanno accettato l'invito, quindi noi siamo loro tutti grati. Io non voglio prendere troppo tempo perché so che le persone ci ascoltano, vogliono sentire, vogliono sapere di più di quello che si sta facendo in questo momento per i pazienti con fragilità ossea. E darai la parola quindi come primo presentatore proprio al professor Umberto Tarantino dell'Università di Tor Vergata di Roma, che parla a nome della Società Italiana di Ortopedia, una società che di fratture deve purtroppo occuparsi perché è la società che poi le raccoglie nel momento in cui la frattura si viene a verificare. E ci dirà proprio del ruolo che la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia ha nelle fratture da fragilità. E anche questo modello di servizio, che dovrebbe essere quello che è stato un po' tradotto in una lingua che non è la nostra, che è un fracture liaison service, un vero e proprio percorso diagnostico e terapeutico dei nostri pazienti, e questo nuovo modello che sta per essere introdotto nel nostro paese e che naturalmente porterà a dei risultati migliori relativamente a quella che è la continuità assistenziale post-chirurgica del paziente fratturato. Quindi il professor Tarantino apre la sua presentazione e ti darei la parola, Umberto. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, buongiorno a tutti i colleghi, grazie per questo invito. Quindi parlerò subito di quelli che sono. Ecco qua. Allora, diciamo che Allora, quindi andremo ad assumere un po', a riesumere, insomma, sostanzialmente quello che è la problematica, da riesumere quello che è la problematica legata alle fratture da fragilità, che chiaramente costituiscono un problema sanitario di grande portata, che è destinato ad ampliarsi inevitabilmente perché chiaramente l'aumento dell'aspettativa di vita e comunque l'aspettativa di vita stessa ci porta a considerare fratture da fragilità in tarda età, cioè dopo gli 80-85 anni, e tant'è che gli ultimi dati 2018-2019 confermano come la frattura di femore, in particolare in oltre il 48-49%, interessa soggetti dopo gli 85 anni. Quindi è chiaro che la prima cosa che si è posta alla SIOT è quello di affrontare questo problema,
non solo dedicando alla frattura in sé lo spazio chirurgico che ovviamente è dovuto, ma anche considerando anche un percorso che sia adeguato rispetto alla fragilità che noi abbiamo visto durante la frattura. Quindi ovviamente tutto questo non si può fare da soli, tutto questo si può fare condividendo questo aspetto con altri colleghi, quindi con la multidisciplinarità. Molti dei colleghi che sono qui presenti sanno perfettamente che questo percorso è insieme a loro, quindi multispecialistico, multidimensionale e ovviamente non per ultimo compreso il ruolo importante anche degli infermieri, cioè del bone care nurse. E allora, diciamo, considerato questo aspetto della popolazione anziana sempre di più, considerato che nel 2051, ma questo ormai è domani, nei prossimi 20 anni, gli over 85 saranno oltre 4 milioni, considerato gli over 65 che rappresenteranno oltre il 32% della popolazione, quindi inevitabilmente vi è l'invecchiamento della popolazione, delle fratture da fragilità e sostanzialmente non avremo quindi da combattere solo la condizione di fragilità ma anche la condizione artrosica. Questo perché spesso noi abbiamo un overlap tra la condizione artrosica e la frattura e la fragilità. E allora, quali sono i dati che io vi voglio mostrare? Ecco, vi voglio mostrare i dati 2018. Sembrano, a parte il femore, dati molto modesti, apparentemente modesti, perché la criticità maggiore che noi abbiamo, qual è? Sostanzialmente che ovviamente la prima considerazione è la sottostima di queste fratture. Quindi una sottostima del reale numero perché, a parte il femore, ovviamente tutte le altre spesso vengono trattate solo in pronto soccorso, quindi nell'emergenza urgenza, e poi vengono dimessi dal pronto soccorso stesso e quindi non viene segnalata la condizione di fragilità. E allora, la sottostima, quindi oltre 130.000 ricoveri nel 2018, ma quello che noi dobbiamo dire immediatamente è che dietro questa sottostima vi è un aumentato rischio di rifrattura. Per quanto riguarda il femore, il rischio di subire un'altra frattura dopo una frattura di femore, vedete, entro 10 anni è del 56% per gli uomini e dell'82% per le donne. Ma a questo rischio di frattura si correla anche un rischio di mortalità a 1 a 5 a 10 anni. E voi vedete che dopo la prima frattura il rischio di mortalità è rispettivamente per gli uomini del 51% e per le donne del 39%, ma dopo il rischio di dopo una rifrattura questo rischio si amplifica enormemente, tanto da portare a una mortalità del 75% negli uomini e del 50% nelle donne. E nella sottodiagnosi, nella sottostima, vi è anche un care gap, cioè quindi un mancato trattamento di queste fratture. E allora, come fare per ridurre questo care gap? Quindi la Società Italiana di Ortopedia, cioè la SIOT, promuove, ha promosso negli ultimi 2 anni, quindi questo percorso è cominciato da circa 2 anni, la diffusione di un modello che è la Fracture Liaison Service e Fracture Unit, un modello quindi di prevenzione mirato a ridurre il rischio di rifrattura in un paziente con frattura da fragilità. I vantaggi ovviamente sono indubbi, cioè una riduzione dei casi di rifrattura, un minore accesso alle cure secondarie e ovviamente una riduzione dei costi sanitari. Il percorso della Fracture Liaison Service quindi prevede già in pronto soccorso una immediata identificazione del paziente a rischio, una immediata valutazione multidisciplinare, quindi una stabilizzazione del quadro clinico, invio presso i reparti di degenza, possibilità di coinvolgere, a parte l'ortopedico, altre figure, ricordiamo uno per tutti l'anestesista,
e quindi un processo che vede un'indagine sistematica e valutazione del rischio, un trattamento della frattura e la cosa più importante, un percorso che mira dopo la rimissione ad iniziare un trattamento appropriato, una programmazione di follow-up frequenti e una verifica che è la cosa che più spesso noi dobbiamo andare a controllare, una verifica dell'aderenza del paziente. Quindi un trattamento dell'osteoporosi, una valutazione del rischio di caduta e un programma educativo che non sia solo farmacologico ovviamente, ma che sia riabilitativo, che sia una modifica di quello che è lo stile di vita del paziente. Quindi quello che abbiamo voluto fare all'interno della Società Italiana di Ortopedia, ricordiamo che in questa società vi sono 5.000 ortopedici, un progetto nazionale per una certificazione accreditata su un modello FLS che è stato approvato dal comitato direttivo della SIOT il 15 maggio del 2020, a un anno da quando abbiamo cominciato a lavorare all'interno della commissione. Prioritariamente la SIOT ha somministrato una survey a 230 UOC italiani, che sarebbero praticamente tutti, acquisendo una risposta con dati quali quantitativi che è arrivata da 119 UOC con accettazione di adesione al modello FLS. Coinvolgimento quindi attivo del gruppo della Commissione della Fragilità Ossea all'interno della SIOT, quindi definito il modello operativo che vi ho appena segnalato di riferimento per la certificazione del processo, cioè per la certificazione dell'accreditamento. E quindi un po' questo è stato l'iter, una survey quali quantitativa, come vi ho detto, il panel di esperti che ha provveduto a fare il processo, il modello operativo, la certificazione di SAS Certification, l'ente di certificazione, e poi quindi l'accredia, quindi ottenimento da parte di ciascun modello dell'accreditamento. Quindi un processo che ci sta portando a configurare diverse UOC di ortopedia come FLS Italia. Quindi vorrei un attimino solo analizzare il questionario e i risultati di questo questionario in cui hanno partecipato praticamente tutta Italia. Vedete, sono qui i numeri per ogni regione, 111 direttori di UOC che hanno risposto a questo questionario, e io vi dico le risposte più significative, e quindi vi dico subito che il 57% inserisce come causa la fragilità nel diagnosticare la frattura, il 20% esegue tuttavia valutazioni strumentali come la radiografia del racchio dorsale e lombare o l'esame d'EXA, nel 62% dei casi l'ortopedico è lo specialista principale che si occupa della diagnosi e del trattamento della fragilità ossea del paziente con frattura di femore, però solo il 22% prescrive farmaci per l'osteoporosi e la dimissione, solo il 33% prescrive calcio e vitamina D. Tutto questo ci ha portato proprio a considerare questo progetto FLS, che educhi ciascun gruppo, ciascuno UOC, in collaborazione con altri specialisti, a realizzare appunto, con gli infermieri ovviamente, a realizzare un percorso che miri, come vi ho detto, a una riduzione del rischio di frattura. Quindi il timeline più o meno ve l'ho già somministrato, ve l'ho già detto, ecco, questo è già l'audit che si sta svolgendo da settembre al dicembre 2020, queste sono le prime strutture già certificate, e questa configurazione vedrà entro l'anno 2020 il 38 FLS o UOC, in attesa che appunto abbiano poi l'autorizzazione della direzione sanitaria per l'audit. Vedete qui sommariamente
le adesioni innanzitutto della Fractional Liaison Service Champion, cioè sostanzialmente tutte quelle che sono coinvolte nella commissione della fragilità ossea, e queste l'adesione del primo cluster di 30 strutture da supportare per la certificazione del processo. Allora, quindi adozione del modello da parte delle fracture unit o unità operative complesse del protocollo, audit di ispezione dell'applicazione del protocollo, la certificazione dei 38 WOC di ortopedia o fracture unit e l'iscrizione delle fracture unit nel registro pubblico. Quali sono i vantaggi di una certificazione per l'FLS? Intanto, la SIOT ha avuto, è la prima società scientifica anche a livello internazionale a perseguire e a implementare un modello FLS accreditato. Quindi centri di eccellenza, certificati, accreditati, punti di riferimento regionale per i pazienti con frattura da fragilità, razionalizzazione e allineamento di un percorso condiviso ovviamente con tutte le FLS Italia. L'ospedale e o il policlinico potranno inserire all'interno del proprio sito la qualifica di centro di eccellenza accreditato e certificato, e ogni WOC di ortopedia avrà la possibilità di inserire il branding di centro FLS nella propria carta intestata, nel reparto, nella mail, come il riferimento della certificazione del credito. Ovviamente non è solo la targhetta che è importante, anzi assolutamente non lo è, ma la targhetta è l'appropriatezza che quella FLS, quell'unità di frattura, ha svolto e quindi in grado di perseguire come obiettivo il trattamento del soggetto con fratture di femore intanto, e quindi ridurre il rischio che questo soggetto si possa rifratturare negli anni successivi. Quindi, in conclusione, come considerazione, noi sappiamo che l'osteoporosi determina un impatto sulla popolazione anziana superiore a quanto viene erroneamente ritenuto dall'opinione pubblica. Sappiamo perfettamente che le fratture e la fragilità compromettono la qualità di vita dei soggetti, la disabilità intanto, e innanzitutto anche aumentano il rischio di rifrattura e morte. Quindi sono sempre più necessari outpatient facilities per agevolare il percorso di cura e la gestione del paziente fratturato, e ovviamente fondamentale è la multidisciplinarità, perché questa può migliorare l'assistenza del paziente anziano che peraltro è affetto da molte comorbidità. L'unità di frattura o le FLS, attraverso l'utilizzo di risorse già presenti, quindi e le sue risorse all'interno dell'ospedale, migliora sostanzialmente l'assistenza al paziente fragile implementandone l'outcome. Quindi questo accreditamento che ha iniziato la SIOT, che noi ci auguriamo nel termine di un anno e mezzo, prevede non solo queste 111 strutture, ma portare a uno più vasto, una più vasta aderenza, e quindi perché noi sappiamo e dobbiamo tenere sempre in considerazione questo aspetto. Qual è lo scopo dell'unità di frattura? Sì, curare una frattura, sì, fare l'intervento chirurgico, ma pensare all'osso che si è fratturato, pensare alla sua fragilità per prevenire la successiva rifrattura. Grazie. Grazie veramente al professor Tarantino, che ci ha fatto vedere che in effetti stanno accadendo delle cose. Chi ci ascolta vuole sapere che noi ci stiamo impegnando tutti. E allora diamo la parola al professor Maurizio Rossini, professore di reumatologia all'Università di Verona e presidente della Società Italiana dell'Osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro, che ci parlerà di un argomento molto importante. Noi dobbiamo riconoscere questa fragilità, capire quanto siamo a rischio di fratturarci, e chi meglio della Scuola di Verona, che su questo argomento ha lavorato da sempre, e sono sicura che Maurizio Rossini spiegherà come si può riconoscere la fragilità. Prego Maurizio. Grazie alla Fondazione Firmo per l'invito. Vi porto
il saluto di tutti i soci SIUMS, società che appunto rappresenta quella multidisciplinarità di cui parlava il professor Tarantino un attimo fa, essendo appunto costituita da molteplici figure specialistiche interessate al problema della fragilità dello scheletro. Io credo che, viste le condizioni nelle quali ci troviamo, per essere convincenti sulla necessità di riconoscere il problema delle fratture della fragilità in una emergenza Covid, dobbiamo ricordare alcuni dati importanti dal punto di vista epidemiologico e anche relativi all'attenzione che hanno attualmente le fratture della fragilità, in particolare in Italia. Da questo report recentemente pubblicato abbiamo dei dati che fotografano appunto questa situazione. Il professor Tarantino vi ha già ricordato che vi sono diverse fratture da fragilità, sicuramente la stima di 600.000 fratture da fragilità all'anno è chiaramente una sottostima, perché non vengono considerate molte fratture che non accedono al pronto soccorso, ma soprattutto in termini di previsione, considerata l'avanzamento dell'aspettativa di vita, sono queste, e cioè un incremento delle fratture da fragilità, qui vedete una stima per il 2030, e dei costi correlati. Oggi si quantificano in termini di costi diretti e indiretti in circa 9 miliardi all'anno. Ebbene, se non c'è un intervento preventivo, arriveremo nel 2030 ad avere 12 miliardi di costi da fratture da fragilità. Ma non è solo un problema di costi economici, è un problema anche di costi sociali. Vorrei farvi notare quanti anni di buona salute si perdono in seguito a fratture da fragilità, e notate di nuovo l'incremento che è previsto nel 2030. Vorrei farvi anche notare, guardate l'istogramma in alto a destra, il fatto che proprio per la condizione sociale di organizzazione della famiglia in Italia, più che in altri paesi d'Europa, guardate il costo in termini di giornate perse da parte di familiari che devono assistere pazienti, soggetti, familiari con fratture di femore. E vi faccio anche notare, che è ovviamente un tema di grande, grande attualità, il rischio di ricovero in residenze sanitarie assistite, quindi in RSA, di un paziente con fratture di femore. Vi ha ricordato, professor Tarantino, l'importante disabilità irreversibile di molti, purtroppo, di questi pazienti. Ebbene, tenuto conto che la frattura di femore appunto interessa in particolare gli ultra-ottantenni, guardate che, come potete vedere, un paziente su quattro, un paziente su cinque rischia di finire in RSA, e di questi tempi capite il significato di questo dato. Bene, che cosa ci dicono di come stiamo trattando i pazienti affetti da osteoporosi, quindi a rischio di fratture di fragilità? Ci dicono che noi stiamo trattando solo il 50% degli uomini che dovrebbero essere trattati, e solo il 25% delle donne che dovrebbero essere trattate. E ci dicono anche, se guardate l'istogramma di destra, che stiamo peggiorando, e cioè c'è una minore attenzione nei confronti dei pazienti a rischio di fratture di fragilità. Notate appunto che il gap nelle donne in particolare nel 2010 era del 60%, oggi nel 2017, anzi, siamo al 70%, quindi sta riducendosi l'attenzione nei confronti di questo problema. Nonostante l'AIFA già nel 2015 abbia chiaramente indicato l'opportunità di un trattamento farmacologico in condizioni di rischio, non solo nella prevenzione primaria, ma soprattutto nella prevenzione secondaria. Come potete vedere, un paziente con una pregressa frattura vertebrale di femore da fragilità non viene neanche richiesto necessariamente l'accertamento
densitometrico, perché lo si ritiene un paziente ad alto rischio di frattura e che vi sia l'interesse di tutti del Servizio Sanitario Nazionale di trattare, appunto per evitare i costi correlati poi all'evento fratturativo. Bene, quindi capite che c'era bisogno di unire le forze. Questo è stato fatto con questa coalizione chiamata FRAME, che conoscete bene, che vede delle federazioni di ordini, vede delle società scientifiche, vede molte associazioni pazienti partecipare. Voi potete capire che, essendo l'osteoporosi una condizione e le fratture da fragilità una condizione associata a molteplici comorbilità, era evidente l'interesse, la partecipazione e l'opportunità della partecipazione delle associazioni pazienti, delle varie comorbilità, che ovviamente sono interessate a un miglioramento della gestione dei loro pazienti. Ed ecco che cosa è stato fatto in un anno di lavoro. Sono stati individuati degli obiettivi specifici di maggiore attenzione nei confronti appunto della problema delle fratture fragilità, e siamo nella fase di un documento programmatico che abbiamo condiviso per vedere dove dobbiamo lavorare e dove dobbiamo migliorare. E quindi vedete che è innanzitutto doveroso riconoscere l'importanza della gestione delle fratture da fragilità, deve diventare chiaramente una priorità di salute pubblica, perché è un'occasione di risparmio anche di risorse che attualmente stiamo usando in maniera impropria, oltre che ovviamente di mantenimento di un buono stato di salute dei pazienti a rischio. E allora che cosa prevede questo primo obiettivo? Vedete, la considerazione nei prossimi piani sanitari regionali, sicuramente l'attivazione di focus territoriali anche multiprofessionali e multidisciplinari, sicuramente un intervento di educazione e prevenzione verso i cittadini con il contributo delle associazioni dei pazienti, sicuramente va potenziare il ruolo importante del medico in centro generale nei confronti di una malattia che definirei sociale come quella delle fratture da fragilità, potenziando in particolare in questo momento strumenti anche di telemedicina, oltre che ovviamente la necessità di formare meglio il personale per gestire le fratture da fragilità. Poi ci siamo detti un altro obiettivo, sicuramente quello di definire meglio e monitorare le dimensioni del problema. Come farlo? Allora, sicuramente il sistema regionale, come ha già fatto il Veneto, deve, e la Toscana in particolare, ma so che si sta muovendo molto bene anche la Campania, ad esempio, dobbiamo appunto attivare sistemi regionali di monitoraggio delle fratture da fragilità. Dobbiamo assolutamente raccogliere e condividere i dati, dobbiamo valutare meglio, sottoporre ad analisi approfondita quelli che abbiamo già, ovviamente. Sicuramente quindi bisogna pensare a un codice identificativo specifico delle fratture da fragilità all'interno di tutte le fratture, anche identificando ovviamente un codice diagnostico di dimissione specifico. Poi ci siamo detti cosa dobbiamo fare. Dobbiamo istituire sicuramente delle unità per gestire meglio i percorsi diagnostici terapeutici. Allora, come fare? E allora c'è già un gruppo di lavoro che ha prodotto, con il contributo di Cittadinanza Attiva in particolare, un PDTA con delle linee guida nazionali, ma sicuramente bisogna lavorare anche nel potenziamento delle reti ospedale territorio, in particolare nelle condizioni dell'era Covid in corso, giusto? Poi sicuramente vi sono, come sapete, dei PDTA già approvati, già realizzati per altre patologie. Mi domando ad esempio PDTA nell'ambito del diabete, eccetera, che sono patologie che aumentano i rischi di fragilità, e quindi dovremmo entrare con il concetto della frattura da fragilità anche in questi PDTA. Poi sicuramente dobbiamo lavorare nell'implementazione, non basta pubblicare un PDTA, bisogna anche implementarlo. Abbiamo visto con il professor Tarantino sicuramente l'importanza di attivare dei servizi dedicati ai pazienti con fratture da fragilità. Vorrei aggiungere anche l'importanza di
coinvolgere maggiormente il territorio anche nella somministrazione di trattamenti attualmente riservati all'ambito ospedaliero. Io credo che sia opportuno tenere lontano il più possibile, specie nell'emergenza Covid, i pazienti a rischio di fratture e fragilità, e quindi una gestione maggiormente territoriale anche di somministrazione di farmaci di questi pazienti sarebbe auspicabile. Poi ci siamo detti che dobbiamo sicuramente anche rivedere le linee guida e magari aggiornare i criteri di accesso ai farmaci, oltre che ovviamente alla prevenzione non farmacologica, dei pazienti a rischio di fratture e fragilità. E quindi c'è un tavolo di lavoro che sta lavorando per produrre delle linee guida specifiche, diagnostiche e terapeutiche, per la gestione di pazienti con fratture da fragilità da sottoporre e da proporre all'Istituto Superiore di Sanità. Sicuramente dobbiamo poi monitorare l'adesione a queste linee guida, perché altrimenti restano nel cassetto, e poi dobbiamo sicuramente dotarci e potenziare servizi informatizzati di valutazione del rischio di frattura, che è chiaramente uno degli elementi importanti per giudicare l'appropriatezza del nostro trattamento farmacologico. E a questo riguardo vi porterò qualche dato su un algoritmo che è già disponibile di valutazione appunto del rischio di frattura. E sicuramente poi bisogna anche rilevare i bisogni formativi, sia in termini di personale, ma in termini anche di pazienti, di popolazione. Infine, non c'è dubbio che è doveroso monitorare meglio tutto quello che stiamo facendo e quindi attivare registri regionali specifici, utilizzare degli indicatori e condividere indicatori specifici per valutare quello che stiamo facendo anche in termini di beneficio dell'intervento, in termini di prevenzione appunto della disabilità correlata. A questo scopo possono essere utili gli stessi algoritmi informatizzati che vi dicevo prima, che potrebbero anche contribuire a sburocratizzare, a ridurre il tempo che stiamo perdendo per compilare piani terapeutici e per rinnovarli senza poter guardare negli occhi spesse volte il paziente. Questo non va bene, e stiamo anche lavorando per proporre un riconoscimento di esenzione di malattia cronica. Se pensate che oggi ci sono malattie come giustamente la tiroidite di Hashimoto, che ha un codice di esenzione, mentre il paziente con una pregressa frattura da fragilità del femore o di vertebra non ha un codice di esenzione. Questo non va bene. Vi dicevo dell'utilità degli algoritmi matematici informatizzati. Come sapete, la nostra società, insieme alla Società Italiana di Reumatologia, ha lavorato per semplificare l'applicazione della nota 79, che evidentemente non viene abbastanza applicata. Una delle forme di semplificazione è appunto la traduzione di un algoritmo matematico e la realizzazione di una soluzione informatica, cosa che è stata fatta, che oggi è disponibile ovviamente gratuitamente per tutti i medici, e che in 30 secondi, identificando i fattori di rischio riconosciuti da AIFA, quindi il risultato sarà il più possibile coerente con l'indicazione dell'autorità sanitaria deputata, è in grado di posizionare il paziente in termini di rischio di frattura, e quindi capite che può servire questo strumento per semplificare le verifiche, anche bisogna riconoscere di appropriatezza del nostro trattamento. Sicuramente può essere un'utile maniera per raccogliere dati epidemiologici che mancano in Italia. Sicuramente potrebbe contribuire a migliorare il dialogo tra specialisti e medici di medicina generale, chiarendo meglio chi fa cosa. Potrebbe anche contribuire al dialogo con i pazienti, perché chiaramente la visualizzazione del suo rischio di frattura ci consente di essere più convincenti sull'opportunità di un trattamento, e perché no, potrebbe anche servire per semplificare ulteriormente e rivedere la nota 79. Rivedere la nota 79 alla luce di dati recenti che effettivamente abbiamo francamente trascurato fino ad ora, e cioè il fatto che il paziente con una recente frattura da fragilità
in particolare, come potete vedere, sia di vertebro, di femore, ma anche di omero, è particolarmente a rischio di frattura nei successivi 2 anni, 5-6 volte maggiormente a rischio di frattura. Quindi capite che questo dato non è abbastanza considerato, ad esempio, dall'attuale nota 79, e quindi va sicuramente meglio considerata anche la recente frattura come rischio di recidiva di frattura, e a questo riguardo stiamo appunto lavorando per un aggiornamento dell'algoritmo che vi dicevo, il Defratal 79, da mettere a disposizione sia dei medici ed eventualmente anche di AIFA stessa. Vi ringrazio. Grazie, grazie davvero. Penso che sia stato intanto una ottima spiegazione del progetto FRAME e poi soprattutto del fatto che questo rischio potremo finalmente misurarlo. Quindi ti ringrazio veramente, Maurizio, per questo contributo così chiaro. E passiamo ora la parola al professor Giovanni Iolascon, che è professore di ortopedia e di fisiatria all'Università di Napoli e rappresenta la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, e ci parlerà di un problema che è veramente sorprendente. Ma come mai noi abbiamo questi pazienti fratturati di femore, che sicuramente abbisognano per la loro età, per la loro fragilità, di vitamina D? Giovanni Iolascon ci farà vedere uno spaccato di quello che succede poi con la somministrazione di vitamina D oggi nel nostro paese. Prego, Giovanni. Sì, buongiorno a tutti. Io comincio a condividere, procedo, penso che si veda. Ok, allora vi porto innanzitutto i saluti della SINFER, della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, per la Giornata Mondiale dell'Osteoporosi. Chiaramente tutti i miei colleghi hanno sottolineato, e giustamente, che l'approccio multiprofessionale, multidisciplinare è essenziale quando si vuole trattare in genere una patologia cronica ed in particolare una osteoporosi, è per giunto un paziente con frattura da osteoporosi o addirittura con frattura d'anca. Quindi su questo, che poi anche l'anima della riabilitazione, cioè agire in maniera multidisciplinare, ci troviamo proprio nella tazza del nostro tè, come si dice. Quindi siamo d'accordo. Come mi ha introdotto la professoressa Brandi, io devo parlare di uno specifico problema, cioè di quella che è il processo di indicazione alla supplementazione con vitamina D, che spesso manca nei pazienti fratturati di femore, in genere nei pazienti con frattura da fragilità, e che purtroppo manca anche durante la presenza del paziente nei reparti di riabilitazione. Perché qui vi faccio vedere l'ultimo lavoro che abbiamo da poco pubblicato anche insieme ad alcuni di voi, che riporta la frequenza così elevata purtroppo ancora delle fratture d'anca nella nostra nazione, che diciamo ci avvicina alle 100.000 unità. Umberto Tarantino vi ha già fatto vedere che superano, anche considerando tutte quelle che poi non vengono identificate in questo range. Comunque abbiamo un mare magnum di fratture d'anca. Ebbene, queste fratture d'anca molto spesso dopo la frattura vanno in riabilitazione, come voi ben sapete. Diciamo che probabilmente 2 su 3 possono procedere a una riabilitazione home-based, comunque avranno un processo di riabilitativo che è sul territorio. Alcune vanno in ricovero riabilitativo, quindi una degenza che noi identifichiamo come codice 56, perché, ripeto, la riabilitazione è un processo che è ben strutturato anche dal punto legislativo nella nostra nazione, per cui si può accedere ad un processo riabilitativo solo in base a delle caratteristiche, solo se la riabilitazione ha dei vantaggi oggettivi nella storia naturale della malattia del nostro paziente. Comunque, vedete, la gran parte dei pazienti con frattura d'anca, tranne quella purtroppo piccola percentuale di pazienti che oggi ancora sul 5-10% che muore entro un mese, purtroppo la gran parte va in riabilitazione. Ebbene, quindi, che
il riabilitatore che può intercettare il paziente in tutte queste varie fasi, sì, quindi sulla riabilitazione territoriale, sulla riabilitazione indigenza riabilitativa a domicilio del paziente, poi proceda all'accurata e appropriata gestione del paziente insieme in collaborazione con gli altri componenti del team multidisciplinare che sono necessari per questo tipo di paziente. In realtà la riabilitazione inizierebbe già subito dopo, come sapete, chiunque di voi lavori in un reparto di ortopedia o di traumatologia sa che entro 24 ore noi interveniamo con già un programma riabilitativo provvisorio e quindi iniziamo la fisioterapia che oggi esiste anche nella formulazione fast track, cioè addirittura in cui il paziente viene messo in piedi dopo solo poche ore dal trattamento chirurgico. Il problema è che, come vi ho detto, quando si accede alla riabilitazione in Italia, quindi quella, diciamo così, nell'ambito del sistema sanitario nazionale, abbiamo necessità di formulare un progetto riabilitativo individuale, che è un documento ufficiale che firma il fisiatra in collaborazione con gli altri componenti del team riabilitativo, cioè il fisioterapista, il terapista occupazionale, l'infermiere che costituiscono la sua equipe, che procedono poi a tutte le attività riabilitative che ci danno il ripristino delle capacità di autonomia del paziente, perché l'obiettivo che noi vogliamo è riportare in autonomia il nostro paziente dopo la frattura di femore. Quindi in questa fase noi abbiamo un compito non solo di gestione riabilitativa pura, componenti scheletriche motorie, ma soprattutto anche di gestire anche la parte terapeutica, perché siamo degli specialisti che poi possono gestire bene la parte di farmacologica, se così possiamo dire, di questo genere di pazienti, perché abbiamo un contatto prolungato nel tempo in un post-operatorio che almeno dura un mese dall'intervento chirurgico. In questa fase, quindi, il fisiatra ha un ruolo essenziale sia nel far sì che il paziente debba accedere ai trattamenti specifici antiosteoporotici, sì, ovviamente che il paziente faccia la terapia con vitamina D e con calcio eventualmente sia necessario. Non dobbiamo dimenticare poi che noi parliamo ovviamente sempre di osteoporosi primaria, ma molto spesso esistono casi di fratture da fragilità in osteoporosi secondaria, soprattutto in pazienti di tipo neurologico, neuromotorio o comunque che hanno delle disabilità motorie, queste già sono una componente essenziale che va a carico del fisiatra. Quindi anche questo tipo di patologia deve essere gestita ed è normalmente gestita adeguatamente dal punto di vista riabilitativo dal fisiatra. Il problema che purtroppo, e in questo sono d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto, molto spesso tutto questo che è così ben codificato, così logico e così necessario, poi viene disatteso. Viene disatteso e ovviamente ciò indica anche, per esempio, un maggiore rischio di rifrattura. Avete visto, Maurizio vi ha appena fatto vedere qual è altissimo il rischio di rifratturarsi. Ebbene, sappiamo che tutto questo funziona, in realtà però ci è difficile metterlo in atto nella nostra pratica clinica quotidiana. Qua vi faccio vedere, e giusto per considerazione, questo è un lavoro che ha visto coinvolte molte persone perché riguardava una valutazione sui database regionali di diverse regioni, sono stati estrapolati i dati di pazienti fratturati per vedere quali di questi facesse trattamento antiosteoporotico e quali di questi facessero trattamento osteoporotico con o senza supplementazione vitaminica e calcica. Allora, la prima cosa da dire è che ovviamente il paziente che non faceva alcun trattamento, che è comunque una quota elevata, oltre il 40%, non riceveva dopo la frattura di femore o dopo la frattura da fragilità ricoverata. Qui si parla ovviamente di pazienti ospedalizzati, quindi pazienti importanti, anche se avessero solo una frattura vertebrale o una frattura di omero, erano pazienti comunque seri che avevano fatto un periodo di ricovero. Alla dimissione, bene, oltre il 40% non riceveva alcun trattamento antifratturativo. È
Il dato interessante è chi è che non riceveva il trattamento. Se andiamo a analizzare quelli più vecchi, cioè vedete che c'è una differenza significativa, cioè veniva considerato la persona più anziana, l'ultraottantenne, come una persona che non dovesse avere il trattamento, perché si presupponeva che probabilmente si poteva evitare in quanto che c'era una aspettativa di risoluzione, di miglioramento, addirittura di vita scadente, comunque che il paziente anziano non dovesse avere un trattamento antiosteoporotico. E addirittura è lo stesso meccanismo anche in quelli che al trattamento antiosteoporotico associavano meno la vitamina D e il calcio. Ancora qui, quelli che non avevano, poverini, la vitamina D e il calcio associati al trattamento antiosteoporotico erano ancora quelli più anziani, considerando quindi purtroppo l'età anziana come un fattore da rendere inutile il trattamento farmacologico e inutile addirittura la supplementazione. Quindi questo aspetto grave, diciamo culturale e psicologico, deve essere abbandonato e deve essere riportato presumibilmente a un trattamento giusto. Io credo che i fisiatri, ecco, vedete che in questo caso nello stesso lavoro viene anche testimoniato ulteriormente che chi poi prendeva la somministrazione, la supplementazione era anche più compliante al trattamento antiosteoporotico. Quindi avevamo un doppio vantaggio: non solo avevamo l'uso della supplementazione in maniera adeguata, ma anche una maggiore compliance al trattamento, quindi una maggiore persistenza del trattamento antiosteoporotico. Quindi è chiaro che dare il supplemento di calcio e vitamina D migliora la situazione del nostro paziente. Questo ancora in questo lavoro molto bello è documentato anche da una riduzione del rischio di rifratturarsi. Questo è un dato oggettivo. Il paziente che si veniva trattato con antiosteoporotico, il paziente che addirittura all'antiosteoporotico associava anche calcio e vitamina D, aveva una netta riduzione del rischio di rifratturarsi nel breve periodo. Quindi questi sono dati diventati così forti, così oggettivi, che ci rendono molto difficile non trattare i nostri pazienti fratturati. E questo è identificato anche a livello internazionale. Qua tutte le linee guida lo riportano. Ho fatto vedere solo questa dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons, che identifica, vedete, nella supplementazione calcio-vitaminica, oltre che nell'aspetto riabilitativo, elementi essenziali per il recupero del nostro paziente. Purtroppo, come vedete, quando andiamo poi nella realtà, questo è un lavoro vecchio che già ci diceva che quasi l'80% dei pazienti anziani, soprattutto gli istituzionalizzati, erano ipovitaminosi, non prendevano vitamina D in maniera ipovitaminosi severi, quindi parliamo della quasi totalità, dando ragione al criterio che più si è anziani, più è necessario, anche senza dosare la vitamina D, darle una supplementazione vitaminica. Dal punto di vista fisiatrico, però, ci interessa la somministrazione di vitamina D anche per gli altri outcome riabilitativi, per esempio quelli sulla forza muscolare, sul rischio di caduta, perché noi abbiamo una documentazione forte che la vitamina D non solo serva per reintegrare la struttura scheletrica, per combattere la malascia, l'osteomalascia e così via, ma soprattutto migliora non solo la forza muscolare, in particolare la forza utilizzata nei cambi posturali, per esempio nel sollevarsi da una sedia o nel cambiare posizioni. Quindi in quel caso la vitamina D ha un fenomeno, è una sostanza estremamente positiva, cioè che ci facilita la ripresa della forza muscolare. Vedete anche in questo lavoro interessante, ve l'ho riportato, perché addirittura la vitamina D, il dosaggio del 25 è collegato alla percezione di un dolore muscolo-scheletrico aspecifico. Quindi anche la sensazione del dolore che i nostri pazienti percepiscono, avvertono dopo la frattura o dopo l'immobilizzazione o dopo gesso, comunque con un adeguato livello di vitamina D sicuramente è meglio tollerabile. Ovviamente da un punto di vista funzionale, la ripresa funzionale è tanto migliore quanto più è alto il livello di vitamina D
nel sangue, anche considerando dei particolari score. Vedete qui il Bartel Index, uno score molto specifico riabilitativo che identifica la ripresa dell'attività funzionale globale del nostro paziente nella vita quotidiana. Quindi il paziente che dopo frattura d'anca ha uno stato vitaminico D adeguato, sicuramente ha una ripresa funzionale rapida ed efficace. E anche, ovviamente, associato, diciamo, vi è una forza di associazione moltiplicativa tra l'esercizio fisico, tra la riabilitazione e la vitamina D. Quindi sono dei fattori che devono essere combinati. In conclusione, spero di avervi dato un'immagine della importanza della riabilitazione e la gestione del management del paziente fratturato, in particolare quello fratturato da anca, soprattutto nel ruolo che la riabilitazione non solo può avere dal punto di vista puramente del recupero funzionale, ma anche nella gestione del trattamento farmacologico post-fratturativo e in particolare può essere il momento migliore, lo specialista migliore per adeguare quello che è il trattamento efficace in termini anche di supplementazione, in termini di aderenza e persistenza a lungo tempo al trattamento antiosteoporotico. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, veramente una bella presentazione e vi dico che ci stanno arrivando un sacco di domande di persone che dicono: ma per accedere a una FLS in una città tipo Salerno, cosa devo fare? Ho bisogno di una richiesta da parte del medico. Quindi comunque il messaggio FLS sta arrivando, quindi le persone cominciano a capire. Io credo che soprattutto noi dobbiamo immaginare che nel futuro tutto quello che abbiamo sentito finora anche di non stiamo applicando le regole che in realtà già avremmo, dovrà essere monitorato e forse saranno proprio le associazioni di pazienti che ci aiuteranno in questo, le grandi associazioni di cittadini che potranno aiutare a monitorare poi il territorio su quello che sta avvenendo, al di là di quello che le regioni faranno indubbiamente internamente. E ora diamo la parola al professor Luigi Sinigaglia, che è reumatologo all'ospedale Gaetano Pini di Milano e che parla proprio come presidente della Società Italiana di Reumatologia. E ci parla di un argomento che è molto caro ai pazienti, perché molto spesso il paziente si rivolge allo specialista, magari pensando di avere l'artrosi e invece c'è una frattura, o pensando di avere una frattura e invece il problema è l'artrosi. E bisogna fare anche una diagnosi differenziale, e poi spesso le due condizioni coesistono. E chi meglio di un reumatologo per dirci questo? Per cui do la parola molto volentieri al professor Luigi Sinigaglia, e Luigi, raccontaci di artrosi e osteoporosi a confronto. Grazie, grazie Maria Luisa, grazie dell'invito alla Fondazione Firmo. Mi fa molto piacere essere qui questa mattina in questo consesso di personalità scientificamente molto rilevante. Certamente il problema dell'artrosi e dell'osteoporosi è un problema di importanza capitale, se non altro perché dal punto di vista epidemiologico coinvolge naturalmente popolazioni di pazienti che sono estremamente numerose, perché direi che praticamente sia l'artrosi sia l'osteoporosi finiscono per interessare la stragrande maggioranza della popolazione anziana. E devo dire che nella storia dei rapporti tra queste due patologie, a parte il problema fondamentale che adombrava Maria Luisa, cioè quello della diagnostica differenziale, che è sempre molto importante, qualche volta anche abbastanza delicato, e che spesso non è totalmente perseguito, perché insomma noi diciamo che l'importanza di rilevare la frattura da fragilità qualche volta è semplicemente legata al fatto di fare una buona radiografia della colonna vertebrale, e molto spesso queste radiografie non vengono fatte perché è molto più facile assegnare il dolore a una componente artrosica che non andare a sorprendere effettivamente l'esistenza di una fragilità scheletrica. Ma al di là di questo, dicevo, la storia dei rapporti tra queste due grandi patologie è una storia che ha avuto un'evoluzione abbastanza caratteristica nel tempo.
I primi rilievi sono rilievi di ordine meramente epidemiologico, nel senso che alla fine degli anni 80 e negli anni 90 sono stati pubblicati numerosi studi che hanno cercato di definire una sorta di protettività nei confronti della fragilità scheletrica da parte dell'osteoartrosi. Ecco, questi studi che non hanno mai dimostrato in maniera univoca questo tipo di relazione, sono fioriti proprio in quegli anni e partivano sostanzialmente da un presupposto molto semplice, cioè che il fenotipo clinico della fragilità scheletrica era in qualche modo diametralmente opposto al fenotipo clinico del paziente artrosico, laddove la fragilità scheletrica era caratterizzata fondamentalmente dalla magrezza e da alcuni altri fattori di rischio, mentre i fattori di rischio per l'artrosi erano diametralmente opposti perché spesso erano associati, per esempio, a un grande aumento dell'indice di massa corporea. Beh, questi studi, devo dire, non sono mai stati così convincenti. Io ricordo, per esempio, alcuni studi che furono pubblicati in quegli anni, come lo studio MEDOS, che era uno studio dal punto di vista epidemiologico piuttosto consistente e che aveva in effetti fatto rilevare una certa protettività sull'incidenza di fratture del femore prossimale nei pazienti artrosici. Ma questi dati non sono mai stati considerati univocamente e non sono mai arrivati a una conclusione definitiva. C'è poi da dire anche un'altra cosa, che questo paradigma del fenotipo fragile caratterizzato da un BMI ridotto è un fenotipo che è stato in qualche modo poi successivamente sconfessato dalla letteratura, perché si è visto che anche l'eccesso di peso e l'eccesso del BMI finisce per rappresentare un fattore di rischio per la fragilità scheletrica. L'altra considerazione è che queste due grandi popolazioni di pazienti, da una parte gli artrosici e dall'altra parte gli osteoporotici, sono delle popolazioni di fallers, cioè sono delle popolazioni di pazienti che hanno una tendenza alla caduta e una propensità alla caduta che sicuramente è un dato di fatto, è un dato importante, e questo può naturalmente andare poi a interferire con la comparsa di fratture legate più o meno alla fragilità. E l'ultimo punto che volevo richiamare era il fatto della determinazione densitometrica. È naturalmente da tutti assolutamente come dire, chiarito e chiaro che l'artrosi a livello della colonna vertebrale o a livello dell'articolazione coxofemorale è un elemento che determina una sovrastima dal punto di vista della registrazione della densità minerale ossea, e questo evidentemente è un evento confondente che deve essere tenuto in considerazione quando si fanno naturalmente questi tipi di valutazioni. Un ultimo punto che volevo ricordare era il fatto che ci sono stati dei periodi in cui sono stati pubblicati diversi studi che avevano la finalità di verificare se, per esempio, un trattamento con farmaci che venivano comunemente utilizzati per la terapia dell'osteoporosi potessero avere un impatto positivo anche sull'evoluzione dell'artrosi. E questi sono studi che sono stati condotti all'inizio degli anni 2000, fondamentalmente, e anche questi studi non sono arrivati a una definizione assoluta, perché la dimostrazione che la terapia antiosteoporotica con i bisfosfonati, per esempio, e anche con la calcitonina in precedenza, l'evidenza che queste terapie potessero essere funzionanti anche nell'ambito della terapia dell'artrosi non è stata praticamente mai raggiunta. Ma io credo che il capitolo fondamentale che ha aperto poi la strada a comprendere molto meglio i rapporti tra queste due grandi patologie è un approccio molto più moderno che è stato messo in atto in questi ultimi tempi e che ha stabilito, direi in maniera assolutamente inconfutabile, che la fragilità scheletrica è certamente in qualche modo un fattore favorente nei confronti dell'artrosi. Ecco, questo è un punto fondamentale che si è capito soprattutto dopo l'avvento della risonanza magnetica,
ti ha consentito di studiare molto meglio alcune proprietà a carico dell'osso sottocondrale in corso di artrosi e che ha consentito di assegnare un ruolo fisiopatologico molto importante nell'evoluzione dell'artrosi quando si andava a verificare l'esistenza di una fragilità scheletrica a livello dell'osso sottocondrale. In realtà si è capito che questi micro crack a livello dell'osso sottocondrale erano probabilmente un fattore molto importante nel determinismo dell'evoluzione dell'artrosi. Qualcuno si è anche divertito ad andare a valutare dal punto di vista istologico e dal punto di vista di quelle che sono le proprietà dell'osso sottocondrale nelle sedi in cui la risonanza magnetica dimostrava la comparsa di un cosiddetto edema dell'osso. Bene, l'edema dell'osso, che corrisponde fondamentalmente a zone scheletriche dell'osso sottocondrale caratterizzate da un deterioramento microtrabecolare, ha dimostrato di essere un formidabile punto e un formidabile motore per l'evoluzione successiva dell'artrosi. Questo è un dato importante che lega le due patologie anche dal punto di vista biologico. L'edema dell'osso sottocondrale è quindi importante sia per quanto riguarda la comparsa del dolore, sia per quanto riguarda il determinismo della evoluzione dell'artrosi, tanto che alcuni oggi fanno riferimento proprio a una visione osteocentrica nella evoluzione dell'artrosi. Sembrerebbe quindi, secondo molti dati che hanno avuto una consolidazione in letteratura, che il deterioramento funzionale e anatomico dell'osso sottocondrale possa rappresentare forse il primum movens nell'evoluzione dell'artrosi e anche in definitiva forse innescare quella degenerazione cartilaginea che invece è sempre stata considerato il punto cruciale nella fisiopatologia dell'artrosi. Io credo che poi sia molto difficile stabilire quali sono i rapporti tra le due patologie dal punto di vista epidemiologico, anche perché è molto difficile capire quando incomincia un'artrosi, è molto più facile capire quando incomincia una situazione legata alla fragilità scheletrica, ma quando si innesca il processo degenerativo artrosico è un punto molto difficile e molto complicato da stabilire. Certo è che sulla base delle nozioni più moderne che oggi abbiamo a disposizione, io credo che la popolazione dei pazienti che presentano un'artrosi, soprattutto un'artrosi delle articolazioni portanti, non possa oggi essere considerata come una popolazione immune dal rischio di fragilità scheletrica. E quindi anche in questa popolazione è necessario mettere in atto tutti quegli accorgimenti che possono in qualche modo consentirci una diagnosi precoce di fragilità scheletrica e che possano mettere in atto dei meccanismi di protezione anche nei confronti di questa importante popolazione. L'ultima cosa che volevo dire è che certamente in questo particolare frangente pandemico questa popolazione di pazienti, gli osteoporotici e anche i pazienti artrosici hanno subito un grandissimo smacco, nel senso che sono stati in qualche modo abbandonati a loro stessi. Non hanno più avuto possibilità di accesso agli ospedali, non hanno più avuto possibilità di accesso e di colloquio con gli specialisti. E io credo che sia un compito fondamentale della comunità medica e della comunità medici che si interessano particolarmente di metabolismo scheletrico e di problematiche reumatologiche, quella di cercare di ovviare a questo tipo di carenza, che è una carenza che ha portato certamente allo sconforto, ha portato alla cessazione di alcuni programmi terapeutici, ha portato a grossi deficit anche dal punto di vista dell'aderenza terapeutica. Io credo che dovremmo insieme cercare di mettere in atto dei programmi che ci consentano di stare vicini a questi pazienti, magari anche attraverso la metodologia del consulto a distanza, della telemedicina, che possano in qualche modo aiutarci nel
cercare di migliorare e nel cercare di mantenere ai massimi livelli lo spirito di collaborazione, lo spirito assistenziale nei confronti di questi eserciti di pazienti. Grazie Luigi, grazie, sempre chiaro come al solito e ci stanno arrivando un sacco di domande che poi ti trasferiremo perché questo è un argomento, ripeto, che è molto, molto caro al paziente, quindi avere anche delle spiegazioni, seppur a volte non sempre comprensibili al 100%, però serve un po' a capire, a cominciare a dare quell'empowerment che vogliamo dare ai pazienti. Per gestire anche una parte della loro salute da soli, accompagnati ovviamente sempre dal medico. E ora la parola a un endocrinologo, il professor Andrea Lenzi, professore di endocrinologia all'Università La Sapienza di Roma, che parlerà a nome della Società Italiana di Endocrinologia. Andrea è un riferimento per tutti gli endocrinologi italiani e sono sicura che ci parlerà dell'osteoporosi secondaria, che poi sono proprio nel DNA sicuramente degli endocrinologi, perché molte delle endocrinopatie poi causano e sono causa di osteoporosi. Quindi a te Andrea la parola. Bene, grazie, è un piacere vedere Maria Luisa ovviamente e tutti gli altri amici che sono collegati, li saluto tutti quanti, è veramente un piacere e un onore e saluto anche tutte le persone collegate, i pazienti e mi complimento come sempre per queste iniziative diciamo miste in cui parliamo fra noi e parliamo però con tutti coloro che poi usufruiranno delle nostre capacità e delle nostre possibilità. Intanto, io parlo senza diapositive, quindi farò un intervento un po' così al pensiero che mi vengono in mente e che mi sono venuti in mente anche ascoltandovi. La prima cosa che mi viene in mente di dire, e questo lo dico ovviamente a noi che ne siamo coscienti, ma anche a tutti i pazienti, che l'osteoporosi non è una fisiologia, ma è una patologia. Lo dico quasi scherzando, se volete, ma lo voglio sottolineare, qualcuno nel mondo, non solamente dei pazienti, ma anche nel mondo delle competenze mediche, considera l'osteoporosi una cosa ineluttabile, una cosa che ci abbiamo, una cosa che non possiamo fare a meno di avere. È certamente vero che, essendo stati così bravi negli ultimi, soprattutto decenni, negli ultimi decenni del secolo scorso, e nei primi di questo secolo ad allungare tanto la speranza di vita, è evidente che noi abbiamo fatto uno scherzo a mamma natura che mamma natura non si aspettava. Cioè, è evidente che ricordo a tutti quanti noi che quando la deviazione 3-4 milioni di anni fa ha portato a crearsi l'australopiteco prima e poi l'uomo e l'Homo sapiens sapiens e così via, mamma natura pensava che noi ci riproducessimo fra i 15-16 anni e poi non avessimo la speranza di vita di più di altrettanto, cioè intorno ai 30 anni, era già una sopravvivenza notevole. È chiaro che questo fino a metà del secolo scorso, fino alle grandi rivoluzioni, che non sono certamente quella della medicina molecolare di oggi, ma le grandi rivoluzioni sono state cose molto più banali, la clorazione dell'acqua, le vaccinazioni e poi gli antibiotici. Questo ha fatto sì che ci sia stato un balzo quasi di raddoppio della speranza di vita intorno ai 60 anni. Poi noi siamo stati tanto bravi con le nostre medicine delle cronicità, le medicine del sostegno all'invecchiamento e quant'altro, a portare la speranza di vita, come noi tutti sappiamo e speriamo ovviamente, intorno agli 85-90 anni e anche oltre. Questo è sicuramente un dato che, appunto, come ripeto, è uno scherzo fatto da parte nostra, mamma natura, senza che mamma natura abbia avuto il tempo di adeguare la nostra struttura fisica e corporea, e quindi questa non è assolutamente filosofia della scienza, ma è pratica scientifica, per cui la donna va in menopausa, l'uomo non va in andropausa, ma va certamente in ipogonadismo, comincio a dire qualche cosa da endocrinologo, e quindi mancano alcuni ormoni di supporto, vi è tutta una serie di correlati, non solo endocrini, ma metabolici e anche internistici e di più vasta scala, che portano a una serie di situazioni che però non sono ineluttabili, cioè nel senso che l'importante è non considerarli un beh, è un male necessario,
Questo è un grave danno fatto alla nostra cultura, alla nostra capacità di reazione, e lo dico perché questa specie di stigma, se ve lo passate come mentalità proprio, fa parte non solo del mondo dei pazienti, del mondo della società civile, ma fa parte anche dell'ambito medico. Questa è la prima riflessione che voglio portare alla vostra attenzione. Quindi, osteoporosi, poi farò un altro il parallelo a un altro paio di situazioni simili, ma insomma, osteoporosi è un qualche cosa che, se prevenuto, se controllato, se guardato con attenzione, può essere rinviato di moltissime decadi fino a renderlo praticamente non così grave, come invece sanno molto bene i nostri amici ortopedici, che vedono la prima e poi la seconda frattura e poi, se capita, anche la terza. Quindi, voglio dire, è un qualche cosa che fa male a tutti, al paziente, al Servizio Sanitario Nazionale, a tutti quanti voi. Maria Luisa mi ha citato come endocrinologo, come d'altra parte lo è anche lei. Sono certamente compartecipe di questa situazione multidisciplinare, perché solo schieramento delle persone qua presenti dimostra quanto il discorso che stiamo affrontando sia multidisciplinare, in quanto l'endocrinologia ha un suo ruolo in questa storia. Durante la presidenza della Società Italiana Endocrinologia, ormai 2-3 anni fa, ebbi l'opportunità di governare un periodo di transizione importante, perché ponemmo fortemente l'endocrinologo al centro, un po' come pivot di varie patologie. Ricordo a tutti che il pivot è quello che sta con le spalle al canestro e passa la palla agli altri, quindi non è che si vuole impossessare della palla per andare a canestro, ma certamente è un ruolo che ha, proprio nella fisiopatologia di diverse patologie, fra cui anche l'osteoporosi, un ruolo centrale. Tanto per fare un po' di pubblicità, cito che oggi pomeriggio alle 14 si inaugurano gli incontri italiani di endocrinologia e metabolismo, in cui una delle letture magistrali, forse la più ascoltata sarà sicuramente, è proprio di Maria Luisa, mi pare alle 16.45, poi dico anche l'orario, glielo ricordo, è proprio dedicate al tema. Ma durante l'intero convegno, che durerà 2 giorni e mezzo, ci sono un intero simposio dedicato al tema, e poi un altro simposio sull'ipocalcemia, uno sull'iperparatiroidismo, insomma ci sono vari meeting con gli expert e così via. Quindi grande attenzione da parte degli endocrinologi, anche perché l'armamentario terapeutico che abbiamo in fase preventiva ha delle forti connotazioni endocrinologiche. Qui fatemi fare un attimo un'altra estrapolazione che può sembrare tipo filosofico della scienza. Il Covid-19, o meglio il SARS-CoV-2, la Covid-19, visto che è una patologia, è stato sicuramente una cosa terrificante che abbiamo vissuto e oserei dire stiamo vivendo giornalmente con ansia e angoscia, anche perché le bombe cadono sempre più vicine, come immagino tutti quanti voi avrete come esperienza, se non è un collega, un amico, se non è un amico, un parente. Ma è anche stato, e qui il cinismo un po' medico, un esperimento messo in atto sempre da mamma natura, che ci ha sbattuto in prima pagina, come si dice, e ci ha costretti a riflettere sul fatto che la nostra medicina di precisione, la nostra medicina molecolare, la nostra medicina personalizzata sono importantissime, ma esiste la possibilità che arrivi uno tsunami e che ci coinvolge tutti quanti. Ma andiamo ad analizzare questa esperienza terribile che abbiamo avuto tutti quanti, mi pare evidente che ci possono dire due cose. Da un lato il Servizio Sanitario Nazionale ha retto bene, ma ci è stato dimostrato, come l'ha già citato qualcun altro, non mi ricordo bene se Iolasco, Tarantino o Rossini, la medicina del territorio qualche volta ha avuto qualche lacuna, e se ce l'ha in un fatto acuto, figuriamoci in un fatto cronico. Quindi importanza di lanciare un forte segnale sulla medicina territoriale. Fra poco noi faremo una riunione del Collegio degli Endocrinologi proprio sull'endocrinologia territoriale. Invito tutte le società scientifiche, ovviamente è un invito pleonastico perché tutti quanti so bene che siete impegnati su questo,
ma una risposta del territorio è fondamentale. Dobbiamo forse un po' più che in passato, dopo l'esperienza che abbiamo appena avuto e che stiamo continuando ad avere, uscire dalle turis e burne dei nostri ospedali per affrontare il nemico, passatemi i termini, sul territorio, fin dalle più piccole dislocazioni dei medici. Quindi insegnare tanta delle cose che stiamo dicendo qua alla medicina generale, che è fondamentale come primo baluardo. La seconda esperienza invece che ci ha insegnato questo terribile modello sperimentale della pandemia, che è un esperimento direttamente sull'uomo non previsto e non autorizzato dall'AIFA, tanto per scherzare fra noi medici, è che le fragilità si sono dimostrate essere effettivamente delle fragilità. Cioè, tutti i pazienti che io ho avuto occasione di vedere nelle terapie intensive, nei reparti Covid qua del Policlinico, Umberto I, ne abbiamo aperti ben 7 nella scorsa ondata, e adesso ne abbiamo già riaperti 3, e sono pazienti che hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, delle patologie endocrine metaboliche, e sono soggetti anziani, e fra le varie situazioni pregresse, chi non ha avuto una frattura ha un collo del femore o una rachide osteoporotico grave. In tutto questo, mentre la donna è un po' abituata, proprio perché i ginecologi e anche noi endocrinologi abbiamo raccontato molto bene che la donna dopo la menopausa deve controllarsi questa cosa, i pazienti di sesso maschile sono i più malandati, in quanto l'ipogonadismo maschile, cioè la riduzione del testosterone, che è graduale e progressiva e molto spesso non lascia una traccia evidente, non c'è certo l'interruzione delle mestruazioni, quindi questo è già un primo importante mancanza di segnale per cui il paziente o il soggetto, che poi diventerà paziente, non si rende conto della carenza ormonale, e questo è un dato estremamente grave, anche perché, come voi tutti sapete molto bene, mentre se intercettiamo un testosterone che sta scendendo, mentre scende e ancora sopra le soglie, riusciamo a raddrizzare la curva e mettere quindi le condizioni ideali ormonali per poter mantenere la massa ossea, se andiamo a cercare di recuperare un ipogonadismo vero quando è già entrata nella fase di ipogonadismo, riusciamo sì e no a ripristinare, diciamo, la funzione sessuale o la funzione della forza fisica, ma solo apparentemente, perché anche il rapporto massa magra massa grassa va perduto. E in questo senso l'osteoporosi è un altro dei due indicatori che secondo me potrebbe essere fatto come screening per le pazienti fragili che sono a maggior rischio, perché l'osteoporosi è da un lato e l'obesità è dall'altro. Prima avevo accennato che c'era un'altra patologia multidisciplinare in cui l'endocrinologo è fortemente impegnato e che è trascurata, è considerata uno stigma, è colpa del paziente quasi, tra virgolette, non è colpa invece degli fattori epigenetici, genetici, ambientali e stili di vita. Insomma, non voglio far parallelismi fra obesità e osteoporosi, ma dico fortemente che queste due situazioni di grande coinvolgimento di tutti gli specialisti qua presenti e di altri per quanto riguarda l'osteoporosi sono due indicatori del fatto che noi ci stiamo convincendo, o ci siamo convinti soprattutto negli anni passati, che erano fatti ineluttabili, che erano fatti non vincibili, che erano fatti affrontabili malamente e in maniera poco attenta. Qualcuno, anzi tutti voi, prima avete citato la vitamina D, ma mi pare che ne abbia parlato particolarmente Jolascon. È assurdo anche questo, cioè ci troviamo in una situazione che, sempre facendo l'expertise da endocrinologo, mi ricorda un pochino la storia dello iodio con la tiroide. Noi abbiamo fatto una battaglia epocale, Maria Luisa vedo che scuote la testa con un po' con tristezza, un po' perché lei è stato un successo, ma è un successo legato a uno dei nostri maestri, Aldo Pinchiera, che praticamente con tutto il suo peso, ve lo dico con tanto affetto proprio perché è stato uno dei miei maestri e ho vissuto con lui per quasi 20 anni al Consiglio Universitario Nazionale, si è messo a disposizione della politica e è riuscito a far mettere lo iodio nel sale, cosa che era follia sperare, come direbbe il poeta. Beh, forse dovremmo trovare modo anche noi di fare altrettanto con la vitamina D, perché io penso che, mi correggeranno poi i più esperti,
sarebbe meglio cominciare a dare un po' di vitamina D a tutti quanti da sempre, e poi particolarmente nell'età anziana, piuttosto che dover ricorrere alle 25.000, 50.000, 100.000 unità quando c'è già una situazione di osteoporosi, cioè come al solito prima dei 50 anni e non dopo i 50, tanto per capirsi, visto che parliamo anche a pazienti quindi di età. Da ultimo vado in chiusura, utilizzando due mie altre expertise fuori dall'endocrinologia. Voi sapete che io coordino un think tank che si chiama Health City Institute, che guarda la salute urbana. È evidente che la città anche in questo diventa patogena. Voi sapete tutti quanti, perché siete tutti amanti della storia come me, che nelle città una volta si andava per star meglio, no? Appunto c'era l'acqua colorata, c'era il riscaldamento, c'era la security che in qualche maniera evitava che i cattivoni ci facessero troppo male, quindi si scappava dalle campagne per andare in città. Adesso ormai le città sono diventate patogene, per noi endocrinologi sono diventate diabetogene, obesiogene, e per noi che siamo qua presenti oggi facilitano l'osteoporosi. È sempre più difficile camminare, se cammini rischi di cadere in una buca o di avere un marciapiede sconnesso e magari ti fratturi anche. Quindi la vita cittadina è certamente un patogeno per quanto riguarda anche l'osteoporosi, e credo che se lo ritenete, se lo ritiene Maria Luisa, io posso mettere a disposizione il think tank appunto dell'SD Institute, dove si confrontano medici, amministratori pubblici locali, epidemiologi, statistici e esperti di prevenzione e di architettura delle città, per cercare anche di fare delle riflessioni su questo. Da ultimo, e con questo concludo, altro cappello rapidamente cambiato, come presidente del Comitato Nazionale di Biosicurezza e Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio, abbiamo aperto proprio un capitolo sugli stili di vita e sulla necessità dell'affrontare le malattie croniche. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consiglio Conte nel nostro reinsediamento circa 2 settimane fa, e anche lì potremmo forse fare una riflessione assieme, dedicando un topic proprio fra le malattie croniche all'osteoporosi. Con questo concludo, vi ringrazio ancora dell'attenzione, do un bacio a Maria Luisa, mi scuseranno gli altri colleghi, ma preferisco salutare lei con un bacio e tutti voi con un abbraccio. Grazie. Grazie Andrea, ti devo dire che l'ascolto è aumentato, ti riesci a comunicare su così tanti argomenti che poi tutti ti ascoltano e ti vogliono ascoltare. Sicuramente i due inviti che ti hai lanciato li cogliamo subito, perché ci sono cose che nelle nostre città devono cambiare per far cadere meno i nostri pazienti, e ci sono cose che in effetti a livello di biosicurezza possono essere prese in seria considerazione, perché stiamo parlando proprio della salute dei nostri cittadini e quindi evitare ogni problema che possa in qualche maniera metterli a rischio. Quindi grazie del tuo contributo. E ora, ultimo ma non ultimo per importanza certamente, è il dottor Tonino Aceti, che ci parla a nome della Federazione Nazionale degli Ordini Professionali delle professioni infermieristiche, FNOPI, e ci parla di un ruolo molto importante. Abbiamo sentito poi citare nelle altre presentazioni questa figura di bone care nurse, qualcosa cui il mondo anglosassone è già abituato, l'ha poi anche costruita un po' questa figura professionale, e che naturalmente noi potremmo vedere ben inserita all'interno del sistema dell'FLS, perché poi un bone care nurse o una bone care nurse che sono assolutamente educati al problema saranno vitali in tutto quello che sono le attività che l'FLS nel futuro andrà ad espletare nei nostri ospedali, e che noi crediamo che possa essere un futuro anche molto vicino, come abbiamo sentito oggi. Quindi il ruolo dell'infermiere nella gestione dei pazienti con fratture della fragilità in ospedale e sul territorio. Tonino, a te la parola. Sì, spero che funzioni l'audio. Mi sentite? Perfetto. Allora, a nome della Federazione Nazionale degli Ordini e Professioni Infermieristiche, che rappresenta 450.000 infermieri, porto i saluti alla dottoressa Brandi e alla Fondazione Firmo,
a tutti gli amici che stanno intervenendo qui come relatori e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Soprattutto un grande saluto a tutti i pazienti che in questa fase così difficile per il nostro paese devono confrontarsi con un duplice problema oggi del quale vorrei accennare diciamo all'inizio del mio intervento. Uno, il confronto con il coronavirus, quindi con la pandemia. Due, il problema che tutti i pazienti non Covid hanno vissuto e ancora purtroppo vivono e speriamo non vivano ancora di più nella ripresa della pandemia, cioè quella della difficoltà di accesso ai servizi che sono servizi per le fragilità e non servizi per pazienti Covid. Quindi oggi il vero problema, la vera paura che c'è e che tutti quanti dobbiamo scongiurare con l'attività, ognuno per il suo pezzo, è quella di far sì che non ci siano ulteriori situazioni di difficoltà di accesso dei pazienti non Covid ai servizi, soprattutto per le persone con fragilità, perché questo è quello che è accaduto e questo è quello che dobbiamo scongiurare in questa fase che ci porta da qui almeno all'inizio all'arrivo di un pezzo molto importante della risoluzione della pandemia, che è diciamo la disponibilità del vaccino. Quindi gli infermieri sono impegnati, come i medici e gli altri professionisti, per non far sì che si interrompano i servizi, ma che i servizi invece siano garantiti, continuino ad essere garantiti per tutti i pazienti. Covid e non Covid, io lo sottolineo perché veramente la grande sfida che c'ha il Servizio Sanitario Nazionale davanti a sé oggi, e se ne sta parlando un po' meno e bisogna cominciarne a riparlarne, è quello di garantire il doppio registro di assistenza in contemporanea ai pazienti Covid e non Covid. Io ho questa paura, noi abbiamo questa paura e vogliamo però scongiurare che questo accada, quindi siamo impegnati affinché questo non accada, cioè si dia a tutti la stessa garanzia di accesso alle prestazioni. Detto questo, ovviamente facciamo parte della coalizione Infraim, siamo contenti di essere all'interno della coalizione, di essere stati coinvolti in questo ragionamento su un tema così importante come sono le fratture a fragilità. In questo senso, come diceva la professoressa Brandi, l'infermiere gioca insieme a tutti gli altri professionisti un ruolo importante per la migliore riuscita della presa in carico della persona con fratture da fragilità. Ha accennato ovviamente il ruolo del bunker nurse, sul quale ovviamente noi stiamo lavorando anche all'interno della coalizione Frame per portare anche in Italia quel modello di organizzazione dei servizi che sono le cosiddette FLS, le Fracture Liaison Service, sul quale ovviamente c'è qui un allineamento di tutta la coalizione Frame sulla loro opportunità e sulla loro necessità. Dobbiamo lavorare tutti insieme per farle diventare, diciamo, una realtà e un'opportunità uguale in tutti i territori del nostro paese, cercando almeno in questo campo di ridurre le disuguaglianze che purtroppo attraversano il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi se riuscissimo a far sì che un modello come questo fosse un'opportunità per tutti in tutti i territori del nostro paese, faremmo davvero un'opera molto importante al paese e alla comunità dei pazienti. Ovviamente la figura del bunker nurse agisce su vari livelli, su una prevenzione primaria, su una prevenzione secondaria e anche su una prevenzione terziaria. Cosa fa fondamentalmente e qual è uno dei suoi valori aggiunti? Mi permetterei di dire questo: il connettore tra varie figure, l'integrazione
dei professionisti che a vario titolo intervengono. Un ruolo anche di promozione dell'educazione nei confronti dei pazienti, nella migliore gestione della patologia, della situazione, della condizione. Quindi diciamo, è una figura sulla quale la federazione ovviamente punta moltissimo, stiamo lavorando insieme a tutti e siamo contenti che tutta la coalizione, quindi tutti i soggetti della coalizione, condividano anche il ruolo importante della professione infermieristica. E niente, quindi insomma il futuro sarà quello di lavorare per il presente e il futuro sarà quello di lavorare veramente testa bassa per garantire a tutti un'organizzazione all'altezza e diciamo un'organizzazione che garantisca quella multiprofessionalità che ovviamente le persone, insomma, gli autorevoli relatori che sono intervenuti prima di me hanno richiamato. La multiprofessionalità e l'integrazione tra i professionisti sono delle parole magiche che per quanto riguarda la comunità infermieristica sono un faro e noi vogliamo proprio contribuire a far sì che queste parole siano sempre di più realtà, fatti concreti. Ovviamente in attesa che diciamo questo modello, quello dell'FLS e della diffusione del Bunker Nurse sia garantita in Italia, così come è già diciamo realtà affermata e strutturata dentro in altri paesi, noi abbiamo una grande opportunità, come ho detto in precedenti riunioni anche della coalizione FRAME. E che per esempio il professor Lenzi richiamava, abbiamo una necessità di strutturare, di rafforzare, innovare il territorio, l'assistenza territoriale, sia per la condizione che stiamo vivendo pandemica per il Covid, sia per ovviamente i pazienti non Covid, quindi per tutti i cronici e i fragili che ci sono. Abbiamo l'opportunità del decreto rilancio che ha inserito dentro il Servizio Sanitario Nazionale 9.600 infermieri per potenziare proprio quel livello di assistenza che è quella territoriale e domiciliare, con l'introduzione di un'altra figura molto importante che è realtà oggi, che si chiama infermiere di famiglia e di comunità, che evidentemente in questa fase, in attesa che arrivi su tutto il territorio il modello FLS sul quale tutti noi lavoreremo per far sì che arrivi, già può essere un'opportunità concreta, immediata per le persone con fratture e fragilità. Ovviamente è una figura centrata sul territorio che entra nelle case delle persone, nelle case dei pazienti, con una diciamo una modalità proattiva e non di attesa, che guarda agli obiettivi di salute della comunità, ha nel suo diciamo DNA diciamo l'aspetto dell'integrazione con tutti gli altri professionisti, non vuole fare battitore libero, vuole ovviamente esercitare la sua competenza ma in stretto coordinamento con tutti e garantendo che tutti entrino nella partita del singolo paziente, migliorando anche quell'integrazione che oggi è una parola chiave, è quella multiprofessionalità, che è appunto una parola chiave, visto che i percorsi purtroppo sono troppo ancora frammentati per i pazienti. Quello che connette, quello che integra oggi purtroppo ancora nel Servizio Sanitario Nazionale è il paziente. Noi dobbiamo far sì che il paziente sia sgravato da tutto questo, che entri in un percorso il più lineare, integrato, multiprofessionale possibile, e che si concentri il paziente sulle cose sulle quali si deve concentrare e non sul rincorrere i professionisti. In tutto questo l'infermiere di famiglia e di comunità può dare un grande supporto già oggi, perché ricordo abbiamo 9.600 infermieri che sono entrati, stanno entrando nel Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo l'istituzione di infermieri di famiglia e di comunità come insomma, un nuovo professionista. E permettetemi di dire, è una delle vere grandi innovazioni che sono accadute nel Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi anni, e quindi
abbiamo anche delle linee guida delle regioni. Le regioni si stanno muovendo molto velocemente per capitalizzare e valorizzare questa figura e queste assunzioni di 9.600 infermieri. Possono essere sicuramente, possono rappresentare un valido aiuto, un valido contributo insieme a tutti gli altri professionisti per la migliore gestione di questi pazienti. Quindi noi ci siamo al fianco dei pazienti, vogliamo lavorare insieme a tutti gli altri professionisti e oggi richiudo con questo accento su questa cosa che a me insomma interessa molto, alla quale tengo molto, e cioè rassicurare i pazienti che tutti i professionisti stanno facendo del loro meglio per garantire il doppio registro di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, quello per i pazienti Covid e quello per i pazienti non Covid. Sui pazienti non Covid, soprattutto i fragili, i cronici, io credo che oggi tutte le persone che sono qui, ma anche tutta la coalizione Frame, dovrà porre una particolare attenzione, perché in questa fase pandemica il rischio è che si possa ripiombare in una situazione precedente, che ha visto purtroppo una difficoltà di accesso per cronici e fragili ai servizi dei quali avevamo bisogno. Ecco, su questo sono certo che tutti quanti lavoreremo insieme per far sì che questa cosa non accada. Quindi i pazienti possono stare tranquilli che tutti saremo impegnati per far sì che questo non accada. Grazie a tutti. Grazie davvero. Un intervento importantissimo che poi sottolinea il ruolo fondamentale che ha la collaborazione nel campo sanitario tra il mondo medico e il mondo infermieristico, cosa che per fortuna sta cambiando rapidamente rispetto a quello che erano le realtà di un tempo, e devo dire che anche all'interno dell'unità operativa in cui opero lavoriamo con i nostri infermieri in una maniera che è veramente con scopi univoci e tutti quanti impariamo dall'altro. Quindi io credo che questo messaggio sia importante. Per le Fracture Liaison Service sarà indispensabile in effetti cominciare a poter lavorare a livello territoriale già ora sulla prevenzione delle fratture della fragilità, è qualcosa che è molto è importante per tutti. La Regione Toscana nel preparare la delibera sul percorso diagnostico terapeutico delle fratture da fragilità ha tenuto presente il territorio che è già integrato nella rete, perché poi quando pensiamo di attivare la Fracture Liaison Service dobbiamo immaginare di non fare un core separato da tutto il resto, ma integrato con tutto il resto, altrimenti poi non funzionerà. Quindi questa attenzione c'è sicuramente da parte di tutti noi e credo che andremo senz'altro ad implementare ancora meglio il rapporto col mondo infermieristico. Allora io vorrei ringraziarvi tutti, abbiamo fatto un po' prima, ma va bene, nelle dirette Facebook è sempre difficile poi parlare molto perché tutti ascoltano, però poi si confondono, cominciano ad esserci troppe informazioni. Questa Facebook rimarrà e verrà visitato sicuramente, come vengono visitati tutti i nostri Facebook, e quindi c'è una grande attenzione al mondo dei professionisti poi di questo livello, che chiaramente parlano in maniera così appropriata, precisa e arrivano poi con il loro messaggio alle persone. E ci diamo appuntamento per l'ultima diretta, che sarà con il mondo istituzionale. Il mondo istituzionale poi è quello dei decisori, quindi noi possiamo presentare tutte le istanze, essere in grado di dimostrare quello che diciamo, ma poi c'è qualcuno che deve decidere. Devo dire che per quanto riguarda le fratture da fragilità c'è un'attenzione maggiore di quello che c'era nel passato. E la prossima settimana, il 20 ottobre, che è proprio la giornata internazionale dell'osteoporosi, verrà tenuta una diretta Facebook e invito tutti quelli che ci ascoltano e che ci seguono a partecipare, e anche voi, se trovate il tempo, dalle 11 alle 13, a sentire che cosa ci dice il mondo istituzionale relativamente a un problema così importante cui noi abbiamo dedicato per molti di noi anche l'intera vita. Grazie a tutti, grazie a voi per essere stati con noi finora. Grazie. Adesso. Grazie a te, ciao. Un saluto a tutti.